L'opera di Santa Maria del Fiore, una volta conclusi gli interventi per il restauro degli esterni del Battistero di San Giovanni, ha dato avvio a un grande e ambizioso cantiere di restauro dei paramenti interni. 1100 metri quadrati di superfici marmoree, 200 metri quadrati circa di superfici decorate a mosaico che caratterizzano le pareti di questa antica architettura, oltre 100 i metri quadrati di dorature. I mosaici parietali del battistero, oggetto di restauro, nascono come progetto di ampliamento rispetto a quelli della cupola, andando a sovrapporsi ad originarie decorazioni in verde di palazzo. Dovendosi quindi adattare a una situazione, a una decorazione preesistente e allo spazio disponibile, i musicisti dell'epoca inventarono una particolarissima tecnica musiva che è un unicum nel panorama internazionale delle tecniche musive. Fu una grande sfida artistica per la Firenze del 200 il progetto di realizzare una grandiosa decorazione a mosaico nel battistero. Firenze era già eccellente nella pittura, ma il mosaico è tecnica difficile che non aveva a Firenze una tradizione. Eppure in mezzo secolo si coprirono i 1000+ metri quadri della cupola e si passò poi alle zone inferiori, al tamburo, alla galleria del Matroneo, e questa volta i mosaicisti furono interamente gli artisti fiorentini, per cui questo ciclo conclude magnificamente la grandiosa impresa della decorazione musiva che l'opera di San Giovanni aveva voluto donare alla città di Firenze.